Pronto! Pronto? Beh, di chi parlo? Pronto, signor Albaldo, buonasera, sono Raffaella, chiamo da Messina. Da Messina, la Sicilia? La Sicilia, sì. Vorrei che possa qui. Ma senta, signor Albaldo, la vedo che c'ha la coperta, che c'ha, si sente male? Niente, perché quella disgraziata la mia moglie mi ha preparato una cosa delle cozze. Mi sento un po' costipato tutta la notte. Anche non dire quella che ha già avuto, perché è una cosa che non si dice in televisione. Però sì, mi sento proprio. Vabbè, non voglio dire quella parola che inizia per M, per carità. Però insomma, vabbè, soprassediamo. Bisogna lavorare, quindi questa è una televisione, l'ho già detto, c'è la conduzione familiare. E qui quindi noi dobbiamo produrre, anche se qui non arriva uno sponsor, non arriva niente, perché insomma qualche ogni tanto c'è qualcuno che dà 10 euro, 15 euro, e vabbè, comunque, che vuoi sapere? Senta, siccome l'altra volta ho sentito la sua trasmissione e lei parlava di questi costumi dell'Italia, ma soprattutto delle donne, la situazione delle donne che insomma è un po' cambiata e ce l'aveva con le minigonne, ma che cos'è questa cosa? Me lo spiega. Ma tu come ti chiami, scusa? Io mi chiamo Raffaella. Ah, Raffaella, come ti spieghi? Allora questa cosa, questo sconguaglio, diciamo, della donna che è cambiata, ma ha avuto una non di repentina, perché è una cosa che risale a tanti anni fa, e diciamo che la donna non è più una donna della volta, quella come si chiamava, l'angela della casa. Qua l'angela della casa! Ma l'angela della casa non ci sta più! Ma fa urlare, sento male, però io ogni volta che sento questa, hai capito? Cioè tutta risale a dopo la guerra, quando sono arrivata la Mariana, tu non te ricordi, magari sente che c'è la voce giovanile, non te ricordo, ma io mi ricordo, sono arrivata la Mariana, hanno incominciato a suonare quel buche buche, buche buche, tanta 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 tanta. E poi dopo il buchi buchi è venuta la gomma americana, e lì la donna ha incominciato la gomma americana, poi è arrivata la Coca-Cola, poi dopo gli anni 60 è arrivata quella che proprio ha creato lo sfascio morale totale della donna, anche da loro, la minigonna, quella disgraziata di Maracuot, guarda come si chiamava, non mi ricordo mai il nome. Mary Quant. Esatto, quella là. Quella deve dare la pena alla morte, perché questa è stata la rovina delle donne in tutto il mondo, tutte le donne, giovane, anziane, vecchie, tutte con sta bene con l'ascolta. È una vergogna! E lì è cambiata l'Italia, ha sfasciato la famiglia, non si è capito più chi era l'uomo, chi era la donna, non si è capito più niente, è una vergogna! Ma scusi, signor Osvaldo, come non si capisce chi era l'uomo? L'uomo era quello con i pantaloni e la donna era quella con la minigonna. Era facile da capire, no? Anzi, meglio, più facile ancora. Ma io ti dico una cosa, l'uomo è un animale. Se tu fai camminare una bella figliola per la strada con la minigonna, l'uomo perde il lume, capito? E quello tanto diventa un animale, dimentica la moglie, infine diventa tutta cosa, capito? Quello diventa un animale, ecco che la società si è tutta animalescata, capito? Che tu non vuoi capire, io ho conosciuto una volta le donne di una volta erano delle santarelle, a mattina andavano a chiesa, pregavano, Santa Maria, poi tornavano a casa, cucinavano, e avevo la piscirilla, eccetera. Insomma, adesso. Sì, va bene, però facevano le cose di nascosto, signor Osvaldo, mi scusi, era una questione che non si facevano vedere, ma le cose secondo me le facevano pure prima. Ma quando mai? Io dico, per carità, sarà come dice lei, un po' tipo grillo, però io dico, ma è meglio di questa. Queste trasmissioni televisive che fanno vedere la donna e il degrado della donna, il degrado del urla, la stepa, si strappano i capelli, che vogliono fare questo, è una vergogna, non si può più andare avanti, dove andremo a finire, scusate, dove andremo a finire? Adesso guardate, io mi sono stufato, mi sono stancato, cara
Come ti chiama? Raffaella. Raffaella, ma sono stufato perché io sto male, non mi sento bene e non posso stare a sentire sempre queste idee che voi donne, capito, avete preso, ecco quello che ha detto lei, perché voi avete preso oramai il bastone del comando. Noi uomini non comandiamo più niente, siamo delle disgraziate. Posta saluta, ciao, non chiama. Avete sentito che roba? Ma si può andare avanti così? Buonanotte.